Mercoledì di Coppa per la prima categoria, il Dragona con tutti i sentimenti per riscattare la propria stagione di fronte alla Spes Poggio Fidoni e probabilmente il peggior avversario disponibile. Bellei chiede allora gran ritmo ai suoi che rispondono presente con una partenza a razzo e al decimo minuto il Dragona passa. Alcini mette dentro un pallone, il disimpegno impreciso della difesa ci si fionda Magrelli che senza pensarci su ribadisce in rete alla sua prima occasione. Non cala Dragona dopo il vantaggio al minuto 19, buon lavoro di Scardicchio a liberare Magrelli che la piazza elegante con il destro, traversa e pallone che rimbalza sulla linea, ci prova Quaglieri, ma anche lui è sfortunatissimo. Dragona che prova a 100 all'ora, Sebartoli vede Magrelli e lo serve con un lancio magistrale da 30 metri. Magrelli controlla, si accentra e cerca il destro sul secondo palo per un altro gol bellissimo che vale doppio per se stesso e per il Dragona, 2-0. Passano 5 minuti, Sebartoli semina il panico sulla destra e poi mette Rasoterra al centro, non precisissimo. La raccoglie comunque Magrelli, che prova ancora una volta con il destro a giro. Ed è provvidenziale, Capitan Mancini a salvare tutto sulla linea. Al 35esimo entra in partita la Spes di Lorenzo, punta l'area ad Alcini, lo ferma così. Irregolarità evidente, calcio di rigore. Grande occasione per riaprire tutto, Festuccia non la sciupa, con un'ottima esecuzione che fa chiudere il primo tempo sul 2-1. Nel secondo sale l'intensità della pioggia e della partita, su punizione battuta veloce Festuccia prova a sorprendere Lucci, che però protegge bene. Al decimo risposta Dragona, dalla destra Sebartoli consegna a Leonardi, che dalla distanza scarica il destro imparabile. Ed è un gran gol quello del 3-1, Dragona che allunga e Leonardi fa ancora male al 20esimo quando ruba palla e va a puntare subito la porta, si accentra e libera il tiro che questa volta però non trova l'incrocio. Infortuni e crampi nel finale per un Dragona che ormai ha dato tutto e allora a 2 minuti dalla fine la Spes con lo stacco di Perotti trovato splendidamente da Cenetti trova la rete del 3-2 che rimescola le sorti di questa partita. La punizione di Ergottino e l'epilogo del match. Vince Dragona un grande quarto di finale che preannuncia un ritorno altrettanto spettacolare. I ragazzi hanno fatto quello che io gli ho chiesto, di partire a sprombattuto, ci siamo riusciti, abbiamo trovato questi due gol. Mi dispiace per il calcio di rigore, dell'ingenuità dell'ultimo gol che abbiamo preso, però siamo soddisfatti della prestazione. Insomma. Il fatto dell'arbitro che è tardato più di un'ora. Prima ci siamo scaldati, poi ci siamo fermati, poi ci siamo riscaldati, siamo entrati un po' non molto concentrati su questa partita. Loro hanno meritato la vittoria, noi ci rifaremo sicuramente in casa.